Grazie a tutti voi per essere qui questa mattina. Per ragionare insieme per una manciata di minuti su quello che ci sta succedendo intorno, su questo mondo in cui sembra che grazie all'utilizzo dei social tutti siano giornalisti, allora ci si chiede a che cosa servono i giornalisti, buon punto di domanda da cui partire, o servono ancora i giornalisti, altro interessante punto di domanda da cui partire, e soprattutto ragionare insieme. In realtà anche su uno schema più ampio, perché quello che riguarda in qualche misura i giornalisti e il lavoro dei giornalisti riguarda anche l'evoluzione di questa fase specifica della nostra società e l'evoluzione della comunicazione all'interno della società che non sta certamente riguardando solo il mondo del giornalismo. Quindi per ragionarci insieme con voi mi aiuterò di un'idea di percorso che ho fatto arrivando qui e di qualche piccolo contributo dal mio mondo di riferimento che è il mondo dell'audiovisivo che ogni tanto ci darà una mano a vedere alcune piccole cose. Vedete, io amo molto parlare di giornalismo e dei giornalisti perché non è stato un mestiere che ho fatto. È stata la mia vita e continuerà ad esserlo e lo sarà anche alla fine di questo incarico specifico che ho adesso. E lo diceva la professoressa Piscitelli un istante fa, è veramente una cosa che ho voluto fare da tutta la vita e per me una redazione continua ad essere ancora uno dei posti più belli del mondo dove stare per pochi minuti prima di andare a vedere la realtà, raccontarla e poi ritornare indietro. E quindi parlare con i giornalisti e dai giornalisti la trovo sempre per me una delle esperienze più interessanti che si possano fare. Capisco di non essere in questa fase in buona compagnia. Vediamo un attimo perché. They're among the most dishonest human beings in the world. Sono tra i più disonesti esseri umani che ci sono al mondo. E Presidente Trump, insomma, non è che si sia tanto nascosto dietro le perifrasi, ha detto una guerra aperta con i media e sono i più disonesti al mondo. Ora, forse non sono i più onesti al mondo, certamente non sono i più disonesti al mondo. C'è un bel dibattito là fuori su che cosa sia vero e che cosa non lo sia, che cosa sia raccontato con uno scopo e che cosa non lo sia. Quello che vi posso dare per certo è che lui nei 4 minuti successivi è riuscito a metterli 3 bei falsi uno dopo l'altro, perché ha detto che lui non aveva mai avuto problemi con l'intelligence, con la CIA, eccetera, eccetera, mentre invece tutto quello che era successo nelle settimane prima dimostrava ampiamente che aveva avuto una serie di grossi problemi con l'intelligence e con la CIA. Ha detto che alla cerimonia c'era stato un immenso numero di persone, abbiamo visto tutte le foto per fortuna, per adesso, perché vedremo che non è proprio così vero in assoluto, ma per adesso le immagini hanno ancora un valore, per cui non era così. E persino sul tempo è riuscito a dire che c'era un sole splendente e chi ha visto le immagini a Washington non è che splendesse proprio tanto tanto. Quindi insomma, diciamo, lui ha un po' di problemi con i giornalisti, ma ce li ha anche con la realtà, oltre che con i giornalisti. Ma insomma, era un esempio e una boutade utilizzata solo per aprire un pezzo di discorso e di percorso con voi per dire che è diventato oggettivamente importante ragionare su quale sia il ruolo di quelli che io ho sempre chiamato i raccontatori di storie, ma nel senso più nobile del termine, di storie vere, di storie di cose, di persone, in un'epoca in cui invece, soprattutto all'interno della rete, sembra che il confine tra vero e verosimiglianza sia il più labile di tutti. E sulla verosimiglianza, quando non sul falso assoluto, si costruiscono intere evoluzioni sociali, perché poi ci sono intere campagne elettorali, intere appunto costruzioni politiche. Dicevo, la differenza tra l'altro tra vero e verosimiglianza, perché io su una cosa vorrei essere molto chiara, non mi sentirete usare il termine bufale, mai, perché trovo che anche utilizzare il termine bufale sia già metterci dentro un tantino di accettabilità alla cosa, un tantino di compiacenza, un sorrisetto, insomma, uno se vi dice una cosa che è una bufala, dici vabbè, dai, non era tanto vero. Se dici il falso,
due volte su tre va in galera, cioè c'è una bella differenza, per cui io le continuerò a chiamare notizie false, non le chiamerò bufale, perché il falso nella nostra società ha una connotazione molto precisa. Sentire che uno ha detto il falso è una cosa, sentire che ha detto una bufala, sì è falso, ma c'è anche un elemento di accettabilità appunto del termine che io contesto profondamente, per cui per me sono i falsi, sono le notizie false, non sono bufale. Quindi dicevo, parlando appunto del falso e delle menzogne, dobbiamo anche dirci una cosa, non è che oggi ci sono i falsi e non ci sono stati mai nella storia e invece perché c'è chissà quale degenerazione della nostra società. I falsi ci sono sempre stati. Quello che cambia è la velocità e la possibilità di trasmissione di questi falsi. Il falso che anche ha coinvolto interi governi, i mainstream media, cioè i media tradizionali, le televisioni, i giornali, li abbiamo visti anche nella nostra storia recente. Guardate questa immagine, cosa vi ricorda? 5 febbraio del 2003. Shut down the United States Senate in the fall of 2001. Iraq questo è sostanzialmente Colin Powell, all'epoca segretario di Stato, che va all'ONU e he builds the case, costruisce il caso per cui bisogna andare a fare la guerra in Iraq, perché ci sono le armi di distruzione di massa, e va lì con la boccettina dell'antracia, e poi si scoprirà che il dossier dei servizi che era stato costruito per questa cosa era un dossier largamente tra il falso e l'enfatizzato, io penso più tendente al falso che all'enfatizzato. Lui stesso dirà nel 2005 in un'intervista famosissima alle ABC, è una macchia che io mi porterò dietro perché io sono quello che ha presentato tutto ciò a nome degli Stati Uniti del mondo e questo sarà parte sempre della mia carriera. È stato doloroso, è tuttora doloroso, lo sarà sempre, cioè è la grande macchia nella storia di Colin Powell. Il vero dubbio sul quale non c'è una risposta definitiva è quanto lui lo sapesse e quanto lui invece sia stato nutrito di un dossier articolato ad arte per farlo cadere in questa rappresentazione. Se serve a qualcosa avere una sorta di intuito sulle persone, viene più facile credere a questa seconda parte, cioè un generale della storia di Colin Powell non va lì con una boccetta d'antrax in mano a raccontare questa cosa se non è almeno vagamente convinto di questa cosa, non lo fa pensando di ingannare il mondo, se no non si giustificherebbe tutto quello che lui aveva fatto prima e ha fatto dopo. Sempre in quegli anni, nella costruzione del caso e del perché bisognasse andare a fare la guerra in Iraq, peraltro legandolo all'11 settembre, ricordo sommessamente che non c'era manco un attentatore iracheno sui voli dell'11 settembre, si rimane i grandi alleati dell'Arabia Saudita, 19 su 21 erano sauditi, si va invece a fare la guerra in Iraq costruendo un caso. Beh, lì fu clamoroso, non so se ve lo ricordate, il caso di Judith Miller, che era una reporter del New York Times, che costruì tutta una serie di prove, non lei, disse le mie fonti mi hanno dato queste prove, lei non poteva verificarle perché erano fonti singole e lei diventò praticamente il megafono di tutti quelli che dentro l'intelligence avevano deciso di costruire questa cosa e dentro l'amministrazione, e quindi scrisse una serie di articoli sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq, sui quali poi si basò la costruzione delle ragioni per andare a fare la guerra, e quindi e anche il New York Times dovette fare ammenda e scusarsi. Però è proprio in questo che c'è la differenza. Il New York Times, a distanza di anni, d'accordissimo, la realtà è stata un disastro lo stesso, però il New York Times arriva al momento in cui dice ai suoi lettori abbiamo sbagliato, licenzia Judith Miller, abbiamo sbagliato, ricostruiamo il nostro rapporto con voi e la nostra credibilità. Oggi se uno fa sui social un'intera campagna in cui dice il falso assoluto, al più si chiude con una simpatica risata, nel senso che non c'è nessuno che si sente né di dover chiedere scusa né si sente responsabile fino in fondo di quello che provoca con questa campagna. Allora il vero problema è dire noi giornalisti lì in mezzo dove siamo, cioè nel momento in cui i social hanno
sono entrati in questo rapporto mediato che c'era storicamente tra noi e le persone, tra i vari grandi luoghi della intermediazione sociale c'erano proprio i media, i giornalisti, i giornali di carta stampata, le televisioni. Adesso noi dove ci collochiamo lì in mezzo? Allora, innanzitutto ci collochiamo in un posto in cui non siamo da soli, cioè dobbiamo riscrivere il nostro ruolo, dobbiamo capire chi siamo, ma capita anche, e lo vedete nella cronaca anche politica di tutti i giorni, capita anche alla politica. Un grandissimo politologo che è Elvo Diamanti dice in un suo pezzo di un paio d'anni fa: anche i partiti di massa non ci sono più da tempo, sono in crisi i meccanismi di mobilitazione e consultazione sociale insieme ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali. Siamo in un sistema disintermediato, senza più o quasi corpi intermedi, in cui i poteri, anche quelli locali, appaiono logori e rischia di diventare tutto un serio problema di fronte a emergenze possibili e future. Il tema è allora chi in questo momento è in grado di rappresentare un ruolo credibile, poi tradotto nelle dinamiche sociali diventa anche un luogo di aggregazione e costruzione del consenso, ma limitiamoci per quello che ci riguarda dal punto di vista dell'analisi e dei media: chi è in grado di rappresentare il luogo credibile? Ed essere un luogo credibile ha ancora un'importanza significativa? C'è qualcuno che annette ancora importanza a questa cosa, oppure è andato tutto perduto? È una strada senza ritorno. Devo dire che il problema è che il giornalismo e la costruzione dei luoghi della credibilità, dal mio punto di vista, è ancora più importante, ancora più utile oggi di quanto lo era prima. Cioè sapere che ci sono dei luoghi di cui ti puoi fidare, non perché sono più buoni o più cattivi di altri, ma perché nella loro missione, nel loro mandato, c'è la verifica delle cose che dicono. È fondamentale. Guardate se no che cosa può succedere. Faccio una rapidissima carrellata, e scusate se spesso utilizzo gli Stati Uniti e la campagna elettorale appena conclusa, ma perché fornisce una tale quantità di esempi per cui avrei dovuto fare insieme a tutto il mio staff un lavoro di ricerca di settimane per trovare tanti altri esempi in giro per il mondo. Quindi consentitemi lo sguardo un pochino miope, insomma, ma solo per ragioni di praticità, insomma. Quindi andiamo a vedere, per esempio, cosa succede quando c'è del materiale completamente usato fuori contesto. Allora, campagna elettorale, il tema è quello dell'immigrazione, lo vediamo, è uno dei temi chiave di queste ore, di questi giorni. Andrei, dammi una mano a mostrare queste immagini. Fermati qua. Ok, fermiamoci qua. Il tema è già all'inizio, l'associazione tra immigrazione uguale radicalismo islamico uguale terrorismo la diamo per buona perché è ideologica, è sua. A me personalmente fa venire dei brividi che corrono lungo la schiena, ma non è quello che contesto, perché quella è ideologia e uno dice: sto presentando il mio messaggio. Quindi personalmente la penso in un modo che più distante non potrei, però dico: stai facendo ideologia, stai presentando il tuo messaggio. Questo però è un tema, questa immagine che dà l'idea dei migranti che entrano lì dalla frontiera messicana, no? E viene raccontata come i migranti che violano la frontiera messicana e corrono dentro gli Stati Uniti, aggredendo gli Stati Uniti tutti i giorni. Quell'immagine lì invece viene presa da delle immagini nell'enclave spagnola in Marocco, a Melilla, tanto per capirci, e sono immagini totalmente fuori contesto che vengono appiccicate in un contesto totalmente diverso e danno un'idea a chi lo guarda
immaginatevi a uno in Arkansas, non è che riconosce, dice ah no, ma quello non è la frontiera, no, se la prende come tale e si sente aggredito dalla folla umana che passa ogni giorno. Non è così. Oppure andiamo, ecco, questa è un'altra delle cose che sono state fatte durante la campagna, cioè ci sono siti che assomigliano a quelli reali, per esempio ABC News. Il sito reale è abcnews.go.com. Questo invece è abcnews.com.co, che sembra simile. Uno dice, ma l'ha detto l'ABC, dove dice che ogni protester, ogni manifestante contro Trump veniva pagato $3,500 dalla campagna di Hillary Clinton. Era un falso assoluto. Hanno simulato un sito che dal punto di vista grafico, che dal punto di vista del nome, assomigliasse moltissimo a quello reale di ABC, e sembra una notizia vera. Cos'è che serve lì in mezzo? Voglio dire, se uno nella vita fa un altro mestiere, ok? E a questa cosa dedica 24 secondi nella sua giornata, non è detto che debba sapere perfettamente come si chiama il sito dell'ABC, eccetera. Giustamente guarda questa cosa e dice è vera, e dice oh, ma l'ha detto l'ABC. Dopodiché serve molto altro per scoprire che non è così. Allora, di nuovo siamo al discorso della mediazione, ossia ci sarà poi un posto, ci dovrà essere un posto, o se non c'è stato fino adesso dovremmo tutti insieme essere in grado di costruire un posto dove delle persone che hanno obblighi etici, perché nonostante questa parola sembri più antica di me, io continuo ad annetterle un valore, per cui obblighi etici, obblighi professionali, ragioni di anche responsabilità pubblica, per cui c'è un luogo in cui delle persone che hanno quei codici lì ti dicono guarda, io ho fatto N ricerche su quella cosa lì, i risultati sono questi. Piaccia o non piaccia a qualcuno o a qualcun altro, perché poi lo sappiamo benissimo che cercare di dire le cose vere non ti fai troppi amici, perché una volta fai dispiacere a uno, una volta fai dispiacere a un altro, una volta fai dispiacere a un altro, ma è il bello di quel mestiere lì, insomma, anche non farsi troppi amici. Allora, il discorso è questo, che quando noi però andiamo a vedere i sondaggi, non, scusatemi, i sondaggi, ormai siamo tutti vittime delle cose che si dicono di solito, gli studi che sono stati fatti in questo periodo, escono una serie di risposte abbastanza preoccupanti. Vorrei farvi vedere gli studi legati a, anzi, tra i vari falsi, torna indietro un secondo che facciamo vedere, ecco, questa è una molto divertente, i contenuti manipolati sempre durante la campagna. Guardate questa fila, è una fila dove dice ho appena visto, mi hanno appena detto che c'era un illegale, un migrante illegale che stava cercando di votare, ovviamente di votare per Hillary, ed è stato arrestato, ok? E in effetti nella foto si vede questo che viene arrestato mentre è lì in fila per andare a votare, ok? Fai vedere? È il merge di due foto, è il fotomontaggio di due foto in cui da una parte c'è uno che va a votare, dall'altra parte c'è una foto dell'arresto, con qualche sapienza le hanno banalmente sovrapposte ed è diventato che si stava tentando di truccare il voto coi migranti che votavano a favore di Hillary. Tanto per dire che cosa è girato, ma ne sono girate veramente una quantità infinita. Allora, dicevo invece gli studi. Che cosa succede? Che al World Economic Forum, un paio di settimane fa, è stato mostrato questo studio sulla misurazione della fiducia nei media, e se vedete nella larga maggior parte, complimenti al mio italiano, nella larga parte dei paesi, come dire, che noi consideriamo o legati all'Occidente o consideriamo i più sviluppati al mondo, la fiducia nei media è bassissima. Vabbè, a parte il caso della Turchia, che meriterebbe un altro tipo di ragionamento, però guardate, l'Italia è al 48, gli Stati Uniti il 47, la Spagna il 44, stavo cercando l'UK, non lo vedo, eccolo là, al 32. Quindi perché?
sostanzialmente. Alla domanda più elaborata del perché non vi fidate dei media, perché fanno parte dell'elite, del sistema di potere, e in questo globale rifiuto di tutto ciò che è genericamente considerato elite e sistema di potere c'è il rifiuto assoluto. Ma la cosa ancora più interessante è, d'accordo, non ti fidi dei media, e allora di chi ti fidi? Uno preferisce fidarsi di uno in cui si riconosce, che gli assomiglia, il suo amico vicino di banco, vicino di scrivania, che non in qualcuno che teoricamente ha una competenza per dire o fare le cose. Questo è veramente preoccupante, perché non è una generica perdita di fiducia, è proprio una sostituzione di fonti. E la sostituzione di fonti è l'elemento più preoccupante di tutti in questa fase. Una sostituzione di fonti in cui la competenza non viene valutata mai a sufficienza. C'è per fortuna qualcosa a cui aggrapparsi, che è il fatto che l'esperto technical e l'esperto accademico hanno ancora un ruolo in discesa, in declino, attenzione, in declino, ma hanno ancora... Dottore, sia tranquillo, se lei pensa che avessi un'idea opposta alla sua, sbagliata. No, lo dicevo provocatoriamente e sorridendo, perché ci arriveremo tra poco insieme. Io penso che questo sia uno dei luoghi chiave da cui ripartire, quindi lo dicevo volendo provocare, ma dicendo, anticipando un po' quelli che saranno poi le mie conclusioni in questo senso. Quindi, insomma, l'elemento della competenza è in declino come elemento di affidabilità, e su quello mi sembra davvero importante ragionare tutti insieme. Che cosa ha comportato questa disintermediazione della comunicazione? Guardiamo due macrosistemi. E voi direte, la magia è impazzita, associa cose che non dovrebbero, non potrebbero essere associate. Beh, guardiamo i sistemi politici e guardiamo il terrorismo. Funzionano in due modi molto simili. Disintermediazione politica, ce lo ha detto prima Ilvo Diamanti, sostanzialmente ci impedisce di ritrovare dei luoghi di credibilità e di aggregazione, e quindi prevedere i movimenti anche del consenso diventa complicatissimo. Vi faccio qualche esempio in sequenza: Brexit, Trump, referendum italiano. Difficilissimo da decrittare secondo gli schemi tradizionali, perché saltati i luoghi della mediazione, i luoghi nei quali tu leggi la società, i luoghi nei quali tu interagisci con i propagatori poi di messaggi. I messaggi vanno altrove, funzionano su un altro piano, e quindi se tu non sei in grado di andare lì dove ci sono i messaggi, non sei in grado più di orientare nemmeno un dibattito, ancora che il termine orientare un dibattito abbia poi senso all'interno di questo contesto. E quindi, proprio perché vediamo una facilità di messaggio che si diffonde nel momento in cui è negativo, e in cui comunica appunto negatività, il messaggio negativo è testato, va molto più veloce, viene condiviso più volte, viene molto più messo in condivisione e genera racconto del messaggio positivo. A quel punto diventa molto semplice vedere delle intere campagne basate sull'essere contro, basate sull'odio, basato sull'elemento distruttivo, mentre l'elemento costruttivo trova in questo tipo di contesto uno spazio che va via via assottigliandosi. Però, e questo io lo dico a parte, non da esperto, così come ragionamento del tutto personale, le società, costruirle sugli elementi distruttivi è piuttosto pericoloso. Oltre che pericoloso, è piuttosto dannoso. Le società si costruiscono, appunto, si elaborano in positivo. Quindi è per questo che io penso che il ragionamento che stiamo facendo oggi insieme non sia un ragionamento da giornalisti, ma è un ragionamento da costruzione di sistemi sociali, da ricostruzione delle ragioni per cui le persone
sono all'interno delle collettività, stanno o non stanno insieme, hanno o non hanno progetti di società, quindi insomma è un discorso che va un po' più in là. Però pensate che la stessa cosa non accade solo nei sistemi politici, accade anche per i terroristi. Daniela Piscitelli prima citava Terrore mediatico, che è il libro che ho scritto dopo gli attentati di Charlie Hebdo. Beh, una cosa che si vede molto dentro i sistemi terroristici, e me ne occupo dagli anni 90, quindi è una cosa che mi ha accompagnato lungo il percorso, ho anche conosciuto parecchie persone che appartenevano a quei mondi, quindi sono mondi che ho avuto la grande fortuna, il grande privilegio di poter indagare direttamente. Ma che cosa succedeva? Che negli anni 90, quando alla fine degli anni 90, quando internet come dire muoveva i primi passi nelle nostre società, l'organizzazione terroristica era esattamente come i partiti politici, esattamente come i grandi luoghi di mediazione sociale, un luogo regolamentato, con una gerarchia precisa, con dei messaggi precisi, con delle ragioni di movimento precise. Per cui da un luogo preciso partivano degli ordini, da un luogo preciso partiva un'ideologia e dei messaggi. E questo messaggio si diffondeva anche usando internet, ma se ve lo ricordate, non so quanti di voi si ricordano il ruolo del mediatore nei forum, che ormai è una cosa che sembra già arcaica, eppure lì c'era il discorso che qualcuno gestiva al centro di un discorso e poi c'era l'azione. Tutto questo cosa comportava? Comportava il fatto che gestire anche la reazione a un terrorismo organizzato era estremamente semplice, tra virgolette, ma molto più semplice di oggi, certamente. Oggi anche il terrorismo non funziona più così, funziona esattamente come le nostre società. C'è un messaggio di base che viene lanciato, per cui l'idea è: esiste l'ISIS, vogliamo lo Stato Islamico secondo queste regole o follie, chiamatele come volete. Bene, non serve che qualcuno fisicamente da Raqqa o da Mosul o da una delle enclave di ISIS dica domani colpisci nel posto X, perché è sufficiente questo propagarsi orizzontale del messaggio, nel quale ognuna delle persone che riceve il messaggio lo riprocessa secondo la sua visione, lo riorganizza secondo il suo orientamento, che quella persona potrà agire sentendosi perfettamente legata a Raqqa senza averci mai parlato. Poi esistono volte in cui ci parlano e volte in cui si organizzano, ma moltissime altre situazioni in cui un legame diretto non c'è. E l'impatto, la forza d'impatto del messaggio è enorme proprio perché è orizzontale, proprio perché ognuno può essere una cellula di riproduzione di messaggi, di logiche, di percorsi. Non serve più avere la parola del capo che ti muove in una certa direzione. Quindi questo diventa un'altra cosa per cui, per esempio, andare contro il terrorismo è estremamente, questo tipo di terrorismo orizzontale e frammentato è estremamente complesso. E allora uno dice: vabbè, allora ci stai dicendo che guaio questa possibilità di accedere alle informazioni così vasta, che guaio questa informazione orizzontale. Assolutamente no. Io sono una grandissima fan di internet e delle sue immense possibilità. Sono una grandissima fan della rete e delle sue immense possibilità. Sono una grandissima fan del fatto che le persone abbiano i luoghi in cui dire quello che pensano. Sì, ci credo profondamente. Il vero tema è che anche in quella dimensione ci deve essere una possibilità di distinguere le cose. Cioè, sarebbe come dire che quando è stata inventata la stampa era un problema perché più persone potevano studiare, diventare colte, avere accesso alle informazioni. No, non me lo sentirete dire mai. Il vero problema però è capire quali sono i luoghi in cui si diventa accountable, che faccio un brutto uso di una parola inglese, ma che è più cose insieme, perché essere responsabili, essere ritenuti responsabili, quindi esercitare una responsabilità, ma essere anche ritenuti responsabili da qualcuno che ci guarda da fuori, e soprattutto avere dei luoghi di riconoscibilità.
Sarebbe come dire, no, io non voglio che ci sia la scoperta del mondo perché non voglio navigare perché poi magari mi perdo. No, io voglio navigare, voglio conoscere il mondo. Certo che se per caso mi date una cartina mi sento un filo meglio. Ecco, il tema è proprio questo, è quello di ricostruire dei punti notevoli, delle mappe di costruzione di senso nelle quali il nostro muoverci non sia più completamente in mare aperto senza nessun punto di riferimento, ma con alcuni punti di riferimento chiave. Allora il tema, dal mio punto di vista, per tornare a quello da cui sono partita, cioè il ruolo del giornalista, è esattamente questo, cioè essere in grado di ridiventare punto di riferimento. Come lo si fa? Lo si fa diventando molto più credibili, essendo pronti non a sentirsi parte di una elite che non può mai essere messa in discussione, perché guai, ho messo in discussione un giornalista, non si può fare, no, lasciandosi mettere in discussione ma avendo le risposte, essendo credibili per quello che si dice e si fa, essendo in grado di dare le ragioni e le prove di quello che si dice e si fa. E poi permettetemi, proprio in chiusura, di dire che secondo me in questo scenario un ruolo molto particolare lo può e lo deve avere il servizio pubblico, perché il fatto di avere all'interno dello scenario, per esempio del nostro paese, dei media di servizio pubblico, significa anche far sì che quello che gli altri e gli altri giornalisti devono fare, perché è giusto da giornalisti tutti, non di servizio pubblico, cercare di verificare le fonti e di dire delle cose vere e non verosimili, è giusto per tutti ed è giusto che tutti i giornalisti lo facciano, quelli del servizio pubblico lo devono fare per obbligo. E quindi per me è particolarmente importante immaginare, come stiamo immaginando in Rai, di muoverci verso la costruzione di luoghi di fact-checking, di verifica dei fatti e delle notizie, di luoghi accessibili anche all'esterno. Il mio sogno è arrivare in un tempo ragionevole a far sì che dentro Rai ci sia un sistema per cui se io sento una cosa detta nel web, la posto dentro il nucleo di fact-checking legato a Rai e qualcuno mi dice, non ti dico è giusta, è sbagliata, è gialla, è verde o la devi pensare in un modo diverso, perché scindiamo il fatto che uno poi alla fine le conclusioni se le trae sue, personali, possono essere molto diverse le mie dalle sue o da quelle di chiunque altro, ma ci sia un posto in cui le persone sentono di avere delle persone dall'altra parte responsabili di darti degli elementi di ragionamento. Responsabili perché? Perché sono nel servizio pubblico, perché lo devono fare, innanzitutto perché sono dei giornalisti e io a questo comunque credo che uno di servizio pubblico, no, quel tipo di ruolo lì lo deve avere, ma in particolare perché sei nel servizio pubblico, perché fai parte di quel nucleo di ricerca che deve diventare il posto dove tu hai la possibilità di validare le cose, almeno quelle essenziali. Almeno quelle sulle quali poi si divide il dibattito politico di un paese, almeno quelle sulle quali si costruisce una società o un'altra, almeno quelle sulle quali si decide se è sensato o no e quanto pericoloso può essere per gli Stati Uniti d'America lasciare entrare quattro iraniani che devono andare a trovare i propri figli e vengono bloccati in carrozzina al JFK, o quanto magari ci sono altre cose che minano molto di più la nostra società, ma non le vediamo semplicemente perché sono meglio confezionate o veicolate sotto altra forma. Grazie. Grazie dottoressa, io penso che ci sono diversi spunti su cui è possibile fare una breve discussione. Vorrei sapere se ci sono in aula delle domande. C'è, perché ero già pronto io per iniziare, però c'è il professore Capasso, che è il nostro professore ordinario di nefrologia. Due osservazioni. La prima è qualcosa che a noi accademici riempie un po' di orgoglio, perché vedere che la visibilità dei politici è al 29% e quelli che è al 60% vuol dire che poi tanto male l'Accademia in Italia, non tanto messa male. Però un'osservazione invece un poco più pertinente, quando ha detto
chi controlla l'informazione? E lei ha detto che il controllo dell'informazione può essere fatto fondamentalmente assicurando la sopravvivenza, la consistenza del servizio pubblico, perché noi ci presupponiamo che avendo il servizio pubblico ci possa essere una trafila, una filiera che permette di poter dare non bufale e nemmeno falsi. Però se noi ci guardiamo attorno, i grandi editori sono sovranazionali. I grandi editori attualmente vanno al di là del servizio. Allora, come è possibile che a un certo momento il servizio pubblico italiano, quello inglese, possano in qua far fronte a questi grandi editori che per business, per altre cose, manipolano a loro in qualche modo, certe volte a loro per piacimento? È come dire, per esempio, quando Obama recentemente ha detto sì, ma io il potere del Presidente degli Stati Uniti d'America, che dovrebbe essere la persona più forte, più diciamo, che è più al di sopra delle parti, in qualche modo non equivale a quello di del Presidente di una grande company, che probabilmente ha un suo potere ancora maggiore. Professore, lei pone un tema chiave e sono totalmente d'accordo, cioè la globalità del fenomeno. Ormai appunto, io per farvi gli esempi, guarda caso, ho usato un sacco di esempi tutti americani e non per esempio italiani, quindi è chiaro che c'è un tema che è globale, ma le suggerirei o suggerirei al nostro ragionamento insieme di provare a ribaltare i termini del problema. Noi qua stiamo parlando di orizzontalità, cioè la notizia falsa, il grande movimento di popolo spesso origina da delle cose molto piccole, e oggi non è la dimensione specifica di quello che origina che fa la forza, ma la capacità di rendere quella cosa lì davvero inattaccabile. Lei pensi se davvero, per esempio, i servizi pubblici europei che lavorano insieme, io sono vicepresidente dell'EBU, che è il sistema dei servizi pubblici europei che tiene insieme la RAI, la BBC, France Télévisions, RTBF, insomma tutti i servizi pubblici europei. Pensi se questi nuclei, per esempio, di fact-checking venissero, e le garantisco che la sto dicendo così, ma è uno dei pensieri, coordinati tra di loro, e già solo a livello europeo ci fosse una possibilità di circolazione di notizie verificate gestite dai servizi pubblici. Poi anche su quelle ovviamente si potrà aprire il dibattito, qualcuno farà degli errori, ma è come fosse un meccanismo che in qualche misura comincia a reagire, comincia a mettere in campo degli strumenti perfettibili sui quali bisognerà fare analisi e ragionamenti ulteriori. Però è così, perché se no, verissimo il discorso di Obama, io cosa posso fare di fronte a una grande media company? D'accordissimo, non basta, perché se no diciamo, ma io cosa posso fare di fronte al fatto che il mondo sta andando a rotoli? No, qualcosa devo fare, da qualche parte degli inciampi li devo mettere. Professore Valentini, che è il nostro professore ordinario di reumatologia. Prego, Gabriele. Grazie, soprattutto perché, diciamo, in una dimensione accademica lei ci ha detto qualcosa della quale perlomeno alcuni di noi non si erano accorti completamente, quindi oserei definirlo una lezione magistrale. Detto questo, sono rimasto colpito soprattutto dall'ultima parte, che ritengo sia centrale, perché nella nostra dimensione antropologica io ho qualche difficoltà a identificare un Colin Powell o un New York Times. Si ha difficoltà, mi è venuto un esempio del passato remoto, quando il grande Giorgio Bocca protestò perché era stato scelto come sindaco di Milano il segretario di una sezione di un partito. Questo segretario si chiamava Carlo Tognoli ed è passato come uno dei migliori sindaci di Milano, ma Giorgio Bocca non ha mai chiesto scusa. Ma vede, l'esercizio del chiedere scusa è una tiene ancora per fortuna la dimensione personale. Io invece vorrei arrivare a un luogo in cui, se si fa un errore, è il luogo stesso che dice: signori, scusate, su questa cosa abbiamo sbagliato, che significa sulla prossima metteremo le nostre migliori energie per non sbagliare. Quindi vorrei che uscisse dall'ambito della soggettività la dinamica dell'errore e diventasse qualcosa di identificabile e più oggettivo.
Professoressa Melone, professoressa di neurologia. Prima di tutto grazie dottoressa Maggioni, veramente splendido il suo intervento e il livello di informazioni che ci ha dato, capace di stimolare domande più che di dare risposte, perché questo credo che sia il vero successo della comunicazione. Io ritengo in questo momento in cui, come diceva Pierre Lévy, dell'intelligenza collettiva, i nostri bambini che nascono e vivono in un'era cosiddetta digitale, che quella della asimmetria della informazione sia il momento fondamentale. Cioè noi subiamo certe informazioni ma non abbiamo altrettanta gestione della informazione da parte di chi la distribuisce. Mi spiego meglio. Cioè un'informazione che nasce sbagliata, un'informazione che non nasce corretta, non viene verificata sicuramente, ma soprattutto non viene gestita in un dibattito che ci consenta di dire e di fare un'opinione spesso, perché è molto più semplice subire l'informazione che elaborarla, informarla. E in questo vorrei anche sapere la sua posizione rispetto anche alla simmetria di genere. Cioè quanto la donna e il ruolo della donna in questa informazione, nella cura dell'informazione, che credo che oggi ancora mancante, cioè la donna ha più cura, nella mia posizione generale, non perché io sia una donna, nel gestire l'informazione così come nel gestire altri aspetti Marie. Che attengono alla società. Guardi, io purtroppo la devo deludere, ma produttori di falsi sono produttori e produttrici di falso, quindi da questo punto di vista temo che abbiamo un problema. Invece quello che è interessante è il fatto che sul meccanismo della responsabilità e sul meccanismo della volontà di responsabilità, devo dire, trovo moltissima sponda anche in questo senso al femminile. Io del suo intervento c'è un punto chiave che vorrei sottolineare. Quando lei mi parla di asimmetria informativa, qua rimandiamo a quelli che secondo me sono i due punti chiave sui quali bisogna lavorare, e sono da una parte le competenze e dall'altra l'educazione, che si traduce in opportunità. Noi non siamo più in una società che si può permettere il lusso di avere cittadini che non hanno l'opportunità di capire. Poi se non vogliono capire tiene a loro, ma l'opportunità noi dobbiamo essere in grado di darla a tutti. Chiedendovi scusa perché magari perdiamo qualcosa per strada, però Andrea mi dai una mano, perché c'è una ragione per la quale penso che non possiamo aspettare anche nella costruzione appunto dei luoghi della verifica delle cose, e diventa fondamentale che questi luoghi della verifica delle cose vengano costruiti al più presto. Ripeto, noi anche in Rai lo faremo, perché è fondamentale. Perché oggi riusciamo ancora a decrittare le cose, tra poco non ce la faremo più. Questa che vi voglio far vedere è veramente, direi in questo momento, la fase più avanzata del rischio che stiamo per correre. Guardatelo. Questo è un esperimento fatto a Stanford, e si chiama, è un nuovo software che si chiama Real Time Face Capture and Reenactment. Cosa vuol dire? Che c'è un signore che prende un video già pronto, quello di Putin, che voi vedete in basso, ok? E l'attore sopra decide di rielaborare quello che Putin sta dicendo, e l'immagine prende le mosse fatte dall'attore. Voi provate a tradurre questa cosa dentro, per esempio, un messaggio politico. Chi è in grado di dire quel video lì è vero o è falso? Ecco perché diventano centrali i luoghi dell'affidabilità. Ecco perché i luoghi dell'affidabilità saranno quelli che fanno la differenza. Quanti di noi avrà... Provate a immaginare se fosse Putin che, invece di dire quello che ha detto, dice sì, questo presidente nordcoreano si crede di essere, domani glielo facciamo vedere noi. Può succedere il peggiore dei conflitti planetari,
ho voluto ovviamente estremizzare, ma pensate su una dinamica quotidiana, una cosa di questo tipo cosa può comportare. Questa non è fantascienza, è un software già elaborato che Stanford ha mostrato, è di qualche mese fa, face to face real time. Immaginate che cosa può voler dire, non c'è nemmeno più la possibilità di dire no, guarda che io ho il video che, e no, è stato rielaborato così. Quanto tempo serve per distruggere questa cosa e per dire no, guardate, è falso? Certo, la prossimità fisica alle cose aiuta, ma su esempi di questo tipo può essere veramente preoccupante. Quindi quelli che stiamo facendo non sono discorsi generici, è un'esigenza che abbiamo tutti di fronte a questo punto. Professore D'Onofrio, che è il nostro direttore di Dipartimento Matematica e Fisica. Io sono un fisico e come noti fisici non riescono né a essere sintetici né a farsi però capire. Però provaci Antonio. Né a farsi capire. È una premessa anche che se, ti dico, mi lascia perplesso. Anche se il nostro rettore ci sta offrendo dei seduti di media training che ci dà la possibilità di migliorare in questo. Comunque voglio fare un'osservazione, voglio chiedere un parere. L'osservazione è il fatto che la sua esposizione è del tutto parallela a quello che è il metodo scientifico utilizzato nelle scienze, io parlo della fisica che conosco un po' di più, che è quello di andare a verificare più volte quelle che sono le fonti e quelle che sono le, diciamo, le tecniche. Se riparagona il giornalismo al metodo scientifico mi commuovo, fra 20 secondi no, ma mi commuovo. Dal mio punto di vista è esattamente questo. E i falsi ci sono anche, lo sappiamo tutti quanti noi, anche nella scienza. C'è un grande problema di peer review, c'è un grande problema per i libri di testo dei nostri ragazzi dalle scuole elementari al liceo, in cui non c'è nessuna verifica seria su quello, sui contenuti. Quindi io lo accolgo e lo sottoscrivo il messaggio, e come servizio pubblico probabilmente un ritorno un po' allo spirito del maestro Manzi non sarebbe male, perché per poter avere la cultura del metodo scientifico, oltre a studiare, forse anche i giornalisti, noi qui con il master in giornalismo qualcosa lo stiamo facendo in questo senso, a studiare il metodo scientifico e noi a imparare, oltre che a saper fare, a far sapere, forse per migliorare lo spirito critico. Noi dobbiamo fare uno sforzo a livello dell'università e a livello di tutti i gradi di istruzione, però un servizio pubblico come la RAI potrebbe aiutare, diciamo, immaginando un palinsesto in cui, oltre ai programmi di Piero Angeli e di altri, trascurando qualcuno a cui adesso si sta dando parecchia visibilità la domenica sera, che diciamo lavora sulla seconda rete, potrebbe aiutare moltissimo a migliorare il livello di autocritica dei nostri giovani. Sì, ma anche la costruzione degli stimoli. Penso che quello che noi dobbiamo essere in grado di fare è anche proprio di dare degli stimoli nei confronti della voglia di capire, di conoscere, questo certamente. Professoressa Esposito. Complimenti, ho ascoltato, ho imparato. E come lei immagina, perché ho visto questo momento di grande sfiducia guardando quelle colonnine che non salivano secondo me bene come percentuali, che noi possiamo come mondo accademico, accanto al suo mondo, unirci per cercare di aumentare questi livelli di credibilità? Perché i punti di appoggio dove noi possiamo resistere, ritrovare quel filo di Arianna di cui lei parlava prima, temo che soprattutto la classe più giovane non riesca facilmente ad identificarli. Quindi se noi possiamo, e questo potrebbe essere, credo, anche il risultato di questa intera giornata, essere utili per questo momento di aumento della credibilità. Ma guardi, io molto banalmente ho sempre pensato che il giorno che noi inizieremo a fare questo lavoro anche sul fact checking, lo si potrà fare anche legati al mondo dell'accademia, legato al mondo dell'università, perché questo deve accadere, cioè perché non è che uno dice so questa cosa perché... Perché dal professor X è arrivato questo paper, e poi questo è un esempio pratico, voglio dire, immaginare dei momenti anche di raccordo tra i nostri mondi, nei quali la competenza specifica si traduca in una possibilità di verifica del reale, mi sembra un elemento importante. E poi guardi, in generale, proprio perché dicevo prima che le opportunità di decodifica sono la chiave di tutta questa cosa, il lavoro che fate voi è centrale, insomma. Allora, l'ultima domanda è il professore Clemente di San Luca, il professore ordinario di diritto amministrativo. Complimenti innanzitutto, l'eleganza e l'efficacia dell'eloquio sono un elemento di accountability, senza alcun dubbio.
Mi faccia però essere provocatorio. Quando nacque Panorama, nacque con lo slogan "i fatti separati dalle opinioni", se non credo che ci sia più nel titolo, ma così nacque, io ero giovanissimo, ahimè. Un conto è l'accertamento dei fatti, se i fatti sono veri o falsi. Un altro conto è l'interpretazione dei fatti. E nel vostro mestiere, così come nel nostro, così come nella scienza, i fatti sono una cosa e la loro lettura è un'altra. Vede, professore, la ringrazio per questa domanda, perché è una cosa a cui tengo molto. Sono totalmente d'accordo sul discorso che i fatti sono una cosa e la loro lettura un'altra. Secondo me viviamo un periodo storico in cui già stabilire questa cosa e voler avere la certezza sui fatti è una cosa. Io sull'interpretazione continuo a pensare, vede, io ho un grande dibattito anche all'interno del mio mondo sulla questione dell'oggettività del giornalismo, perché io non ci credo, per esempio, e lo scrivo in quel libro a un certo punto, perché io mi sono trovata al di là delle 6 settimane da embedded, io poi ho abitato a Baghdad avanti e indietro per 2 o 3 anni. E io mi trovavo dei giorni in cui semplicemente, a seconda non di quale via decidevo di andare a raccontare, ma dell'angolo che davo alla telecamera, io potevo raccontare un Iraq dove le famiglie mangiavano in strada, la vita era tornata, tutto era felice, oppure un Iraq dove ci si nascondeva, passavano le armi e via discorrendo. Quindi questo è nelle cose, è nel racconto dell'esistenza. Però se io posso avere la certezza se a Baghdad è scoppiata un'autobomba o no stamattina, è un fatto e quello lo devo sapere. Se a Baghdad c'è il 20% di edifici distrutti o l'80%, è un fatto e io lo devo sapere. Dopodiché, a partire da là, so benissimo, e ognuno di noi continuerà ad andare a cercare probabilmente delle cose che gli assomigliano, perché poi alla fine ognuno di noi poi va necessariamente a cercare delle cose che assomigliano di più alla propria visione, e qualche volta decide invece mettersi in contraddizione e dire vabbè, adesso vado a leggermi una cosa diversa, che sempre continuo a pensare sia sempre un buon esercizio anche nell'epoca dei social media. Però il tema è quello, iniziamo a dire che c'è un punto dove il tizio non è stato arrestato nella fila per il voto, i fatti. Quella è una pietra di appoggio, non da poco, signori miei, non caschiamo nell'idea che l'interpretazione delle cose poi alla fine vince, no. Quella cosa lì è accaduta o no? Dopodiché possiamo tutti dire che però appunto alla lettura di quella cosa bisogna tenere conto che l'America rispetta la migrazione, va bene, ci stiamo già muovendo un pezzo più in là, ma i fatti sono un'ottima pietra dalla quale partire. Va bene, io vorrei ringraziare la dottoressa Maggioni e darei la parola per chiudere alla professoressa Piscitelli, che farà delle brevissime conclusioni. Ma io più che una conclusione, a parte dei ringraziamenti dovuti alla Presidente Maggioni e a questa platea attentissima, visto che siamo in una accademia, mi piacerebbe invece avere un parere sul ruolo della formazione. Mi spiego meglio. Leggo sempre delle assonanze, no, tra il mondo del giornalismo e il mondo a cui io appartengo, che è quello dei designer. Perché un tempo il nostro era un ruolo di servizio, quindi immaginavamo di progettare delle cose che potessero essere utili per il mondo, e oggi invece il nostro ruolo, soprattutto per i ragazzi che si iscrivono, è più, come dire, si iscrivono per un desiderio di autocelebrazione, per diventare degli archistar, quindi è cambiato proprio il paradigma, no? Non lavoro più per e a servizio di, ma lavoro perché spero di diventare qualcuno. Nel giornalismo ho la sensazione che in qualche maniera questa deriva si stia prendendo. Allora, quale può essere il ruolo della formazione all'interno di uno scenario di grande consapevolezza che è stato delineato con forza oggi? Sono molto grata di questo passaggio, perché penso che sia centrale per questa ragione. Il percorso che lei ha disegnato è esattamente la ragione per cui poi oggi il falso riesce a viaggiare così rapidamente. È la differenza tra
costruire in modo totalmente miope il proprio ego a dispetto di qualsiasi idea di società e al dispetto di qualsiasi idea di collettività, o costruire proiettando il proprio talento, il proprio genio, la propria visione nella possibilità di costruzione condivisa e nella possibilità di costruzione di una società diversa. Allora, l'esempio del designer e di colui che fa progetto, dal mio punto di vista, è un esempio chiave, perché tradurre il designer in quello che diventa famoso perché ha fatto la cosa X, o invece quello che, proprio perché nasce nella cultura del progetto, è in grado di immaginare percorsi, destini e futuri, è fondamentale. E come lo si fa? Lo si fa con la formazione. Non è che si dice a qualcuno devi essere bravo o non devi essere bravo, lo si fa con la formazione e con l'esempio. Lasciatemi dire una cosa, un'altra cosa antica, così almeno poi uscite da qua convinti che io sono veramente la persona più antica del pianeta. Formazione e esempio sono due punti di riferimento chiave. Il nostro è un paese di geni e di pochi mentori. È una cosa micidiale. Negli Stati Uniti c'è il give back to society. Non c'è persona che abbia avuto successo nella sua vita che non si ponga il problema di qual è il lascito per chi verrà dopo di lui. Noi siamo un paese di eccellenze che consumano fino all'ultimo giorno del proprio passaggio terreno la propria fama, il proprio ruolo e la propria possibilità, senza porsi il problema del lascito. Allora, immaginare che ci siano docenti che sentono di dover trasmettere delle opportunità agli studenti, grandi giornalisti che sentano di avere come dovere di avere accanto a sé gente che inizia questo mestiere e che ha voglia di proiettarlo in avanti, è questo che fa una società diversa, non è un'altra, non sono le chiacchiere, non è la fiducia nei politici. Io non sono contenta per niente quando vedo i politici così in basso nella fiducia che le persone ripongono in loro, perché i politici servono anche a me. Io ho bisogno di avere delle persone credibili là, perché sennò questa società non si regge. Quindi il tema è formare ed educare, ma non in modo, appunto, dicendo esatto, emulate la mia grandezza. No, costruiamo progetti insieme, guardiamo domani insieme e cerchiamo insieme di capire come tenere insieme i punti di questa società che sta cambiando e che sarà ancora diversa. E si può fare, e io peraltro penso che i designer in questo abbiano un ruolo fondamentale. È finita l'epoca delle sedie scomode, per capirci. Il mio slogan è finita l'epoca delle sedie scomode, deve tornare l'epoca dei progetti. Grazie.